Primo dei tre derby consecutivi per la squadra del Tolentino, con inframmezzo il recupero della 22esima giornata fissato proprio per il 22 febbraio in casa del Vasto Girardi contro i Molisani a seguito del rinvio del 5 febbraio. Al della vittoria la formazione Cremi si ospita la formazione rosso-blu della Vigor Senigallia, allenata dall'ex Aldo Clementi alla guida del Tolentino nelle stagioni 2013-14 e 2014-2015, dove ha conquistato rispettivamente il quarto e il secondo posto. Squadra di casa che si schiera con il 4-4-1-1, con tutti i neo arrivati nel mercato di riparazione sistemati in panchina. Mister Gianfranco Zannini mette come terminale offensivo Domenico Vitello, supportato alle spalle da Giacomo Lattanzi, linea di difesa e di centrocampo a 4. Sul fronte ospite, out Dennis Pessaresi, che deve scontare una giornata di squalifica. Mister Clementi manda in campo i suoi con il consueto 4-4-2, con in avanti Perri e Lattanzi. All'ultimo istante Filippo Rotondo viene gettato nella mischia al posto di Enrico Magi Galluzzi. Cambio all'ultimo momento anche per il direttore di gara. Al posto dell'annunciato Alisi di Lanciano, l'incontro è diretto dal signor Catanzaro di Catanzaro. Il primo affondo è della squadra di casa, quest'oggi in campo con la maglia grigia per dovere di ospitalità. Al secondo minuto cross di Massarotti, inzuccata di Giacomo Lattanzi, il pallone che però non è indirizzato verso lo specchio della porta. Tre minuti più tardi, Chieriota si sgancia sulla fascia, cerca Peri che spedisce sull'esterno della porta Cremisi. Intorno al decimo minuto un nuovo tentativo dai locali. Tizzi allunga il pallone per Vitello, sistemato troppo lateralmente rispetto alla porta ospite. Il diagonale dell'attaccante del Tolentino termina a lato. Sono i padroni di casa, scesi in campo più convinti degli ospiti, a pressare con insistenza nella prima parte dell'incontro. Al tredicesimo, testa di Lattanzi, Mori si rifugia in angolo. Tre minuti più tardi, dal limite, il tentativo di Gori deviato in angolo dal difensore rossoblu. Al ventunesimo ancora una bella giocata dai locali, scambio Tizzi e Rossi, palla a Lattanzi, la cui conclusione non prende il giro voluto. Un minuto più tardi la prima ghiotta opportunità per la squadra di Aldo Clementi. Perisi incunea tra le maglie dei difensori Cremisi, allunga all'indirizzo di Lattanzi che sbaglia un rigore in movimento sparando addosso al numero uno locale. La partita si sblocca al 37esimo, dopo il secondo angolo ospite Mori dal limite scambia con Perri, sfera di nuovo al difensore rossoblu che depone il pallone nel sacco per il vantaggio ospite. La parità si ristabilisce dopo pochissimi minuti e Rozzi ad impostare a centrocampo chiede la triangolazione a Tizzi, palla di nuovo al centrocampista Tolentinati che da fuori aria trova l'angolino giusto del pareggio e cosa fatta. La prima frazione si chiude ancora con un acuto locale, susseguente al quarto tiro dalla bandierina Ziti si ritrova il pallone sui piedi ma non riesce ad imprimere la giusta traiettoria. Al quarto giro di orologio della ripresa i padroni di casa rimangono in inferiorità numerica. Nagi ferma irregolarmente Derigo, sembrerebbe un contrasto spalla a spalla e l'arbitro estrae immediatamente il cartellino rosso ai danni del centrale difensivo Cremisi. Mister Zannini arretra Lattanzi sulla linea di difesa che rimane sempre a 4. La gara è decisamente meno entusiasmante della prima frazione di gioco. I padroni di casa cercano di coprire al meglio gli spazi al fine di non concedere grosse opportunità agli avversari. Al 26esimo l'estremo difensore ospite si porta fuori aria con il pallone in mano a contrastare Domenico Vitello. Il numero uno ospite se la cava con una semplice ammonizione. Sulla successiva punizione Tizzi viene murato. Al 43esimo punizione ospite batte Chieriota, testa di Alessandro Pesaresi, pallone sul fondo. E proprio al terzo dei 5 minuti di recupero la formazione di casa rimane in 9 per l'espulsione diretta di Massarotti che commette un fallo da ultimo uomo. Su tiro piazzato Chieriota non trova il guizzo vincente. Che si chiude così 1-1 l'incontro, padroni di casa che rinviano l'appuntamento con la vittoria interna ed ospiti che invece incamerano un punto prezioso per l'ottima classifica.